siamo un po' incerottati. Vediamo domani, fortunatamente c'è ancora tutta la giornata domani, qualcuno ha recuperato in pieno, qualcun altro no, però abbiamo ancora tanto tempo. Non abbiamo fatto allenamenti soliti, come è normale che sia, e quindi vediamo domani, dai, alle 5 domani faremo la conta, comunque in 11 entriamo in campo. Ma cambiare per cambiare sinceramente non mi piace, poi vediamo poi quando arriveremo a sabato. Ho detto che facevamo la conta per oggi e preparare la partita di domani, visto che non la riesco ancora a fare la farò domani. Vediamo domani cosa spenderemo, come spenderemo, per poi eventualmente preparare la partita di sabato. Quindi di partita in partita vediamo, non mi piace cambiare tanto, però di sicuro bisogna fare qualcosa, se ci sarà la necessità di fare qualcosa. Griglia difensiva con la squalifica di Gigliotti ci mette un po' in difficoltà, perché purtroppo gioco forza i due, mi riferisco a Cuomo e a Spolli, cioè dopo due mesi fare tre partite ravvicinate non è semplice, soprattutto Spolli che arriva da acciacchi importanti. Io le guardo sempre le altre squadre, mai a allora noi guardiamo a noi stessi il campionato che possiamo fare, però altro che festeggiare la vittoria, qua se c'è da festeggiare qualcosa a 14 di maggio, qui non c'è da festeggiare niente, vediamo che di domenica in domenica magari lì davanti, a parte il Benevento, è cambiato tutto, cambia tutto, e quindi magari domani succederà la stessa cosa, ma non cambia niente. Ci sono troppe partite davanti, troppo tempo davanti per poter pensare a stappare, a brindare, a fare... Ma scherziamo. Voi la conoscete la Serie B? La Serie B è puoi perdere dappertutto, con chiunque. E poi attenzione, domani abbiamo una partita, nessuno parla del Chievo. E quindi si dice Benevento, Empoli, adesso... forse il Crotone qualcuno lo sta dicendo, Cremonese, Frosinone, quant'altro, nessuno parla del Chievo, però il Chievo nelle statistiche è la squadra che va al tiro più volte, ha occasioni forse come noi o più di altri, quindi è una squadra da temere, quindi domani affrontiamo una squadra che per me è una delle squadre più forti del campionato. Quindi attenzione a non pensare ad altre cose se non partita dopo partita. In questo momento poi, tra l'altro, abbiamo tre partite ravvicinate, una l'abbiamo appena disputata. Abbiamo quella di domani sera, poi abbiamo sabato in casa il Perugia. E quindi bisogna stare molto, molto attenti. Dare continuità di prestazioni, sì. Dare continuità di risultati. Questo è fondamentale in questa categoria, soprattutto adesso. I conti li faremo molto più avanti. Quindi non pensate che né io, né la società, né i miei ragazzi possiamo pensare a qualcosa di diverso. Mi piace l'entusiasmo della città, mi piace l'entusiasmo della gente, mi piace quando ci sono alcuni titoli per i ragazzi, bellissimo, perché questo ci dà forza, entusiasmo e positività. Ma noi siamo concentrati su quello che è il nostro percorso. Prima di tutto fare le prestazioni, prima di tutto fare i risultati. I conti, le somme, non le facciamo adesso, non le possiamo fare adesso. No. Nalini e Marrone non sono convocati. Neanche Nalini? No. Benali ha recuperato, sta bene. Per quanto riguarda il Chievo visto a Cosenza, mi pare che il Cosenza non sia più la squadra dell'inizio dell'anno. Ha ripreso la sua identità e affrontare in questo momento il Cosenza è difficile. Lo era già prima, figuriamoci adesso. Perché è una squadra che va in verticale, che ha trovato anche negli uomini giocate importanti e quindi è difficile. Poco fa ho detto è difficile con chiunque, quindi è normale che si possa anche soffrire nelle stesse partite. Per quanto riguarda il palleggio contro il Chievo, a me sinceramente del palleggio non me ne frega, cioè al di là dei dati, delle statistiche. Se ci sarà da soffrire saremo pronti a soffrire, altrimenti faremo la partita che abbiamo sempre fatto fin qui, le stesse cose che ho chiesto nelle altre precedenti partite, tenendo conto di chi abbiamo di fronte, tenendo conto di quello che è il nostro modo di stare in campo. Sì, mi credo che abbia fatto qualcosa in più.
perché ha fatto un gol impressionante ed è uno spettacolo quando un giocatore tira fuori qualcosa del genere, quindi gli si deve fare i complimenti, glieli ho fatti, magari tirasse fuori dal cilindro ogni domenica un colpo del genere. Al di là di questo mi aspetto tanto da chi può subentrare. Chi sta giocando lo sta facendo in maniera eccellente. Per esempio Zanellato domenica è entrato molto bene, lo stesso Mustacchio. Le risposte sono queste, Vido sta crescendo tantissimo rispetto all'inizio. Abbiamo fuori Maxi Lopez, abbiamo fuori Curado, perché poi quando parlo di incerottamenti parlo di dietro. A me la squalifica di Gigliotti pesa tantissimo al di là degli infortuni. E così gratuitamente perdere un uomo in un reparto dove da sempre, da quando è iniziato il campionato, siamo un po' limitati, da fastidio. Regalare un uomo del genere agli avversari non mi piace. Poi per il resto facciamo di necessità virtù. Quindi c'è Bellodi pronto, abbiamo 4 giocatori per 3 posti. Vediamo. Sicuramente entrerà in campo la formazione migliore. Sì, però è un'altra partita. Quindi, ok, quello che si è fatto è positivo, ma è quello che si andrà a fare che fa la differenza. Quindi ogni qualvolta, soprattutto quando ci sono partite così ravvicinate, bisogna ricaricare le batterie. Non è soltanto una questione fisica, ma è una questione anche mentale, no? E quindi andare a Verona, giocare in quello stadio, sicuramente dà stimoli. Affrontiamo una squadra che è appena retrocessa e quindi dà ancora più stimoli. Campobello, giochiamo di sera, quindi sarà ancora più bello giocare, quindi sicuramente ci vorrà personalità, ci vorrà tutto quello che fin qui questa squadra ha messo in campo. E quindi mi auguro di ricaricare, che i ragazzi ricaricano le batterie, che fisicamente stiano al 100%, come poi del resto, cioè, ok, io parlo della mia squadra, ma anche il Chievo ha giocato domenica, sabato. Quindi tutto sommato siamo lì. Vediamo domani come possiamo affrontarla al meglio. Noi di sicuro, come atteggiamento, come personalità, come modo di tenere il campo, non sbagliamo. E quindi domani sera sarà allo stesso tempo, ho detto, era stata o poteva stare una buona partita con il Venezia, è andata così, è la stessa cosa, mi aspetto domani, perché domani il palcoscenico è di una categoria diversa.